E andiamo a scoprire le riserve cosiddette minori. Minori non perché siano meno belle dal punto di vista naturalistico o più limitate dal punto di vista degli animali che si possono vedere, ma minori semplicemente perché si conoscono meno. Sono, ne citiamo tre: Samburu, Buffalo Spring e Shaba. Samburu è già più arida, più desertica, molto rossa come colore. Shaba e Buffalo Spring sono un po' più verdeggianti perché hanno vari corsi d'acqua lungo il loro territorio, che quindi arricchiscono la fauna, come si può vedere anche facendola crescere. Infatti ci sono degli animali, questo l'ho scoperto recentemente, tipo l'antilope giraffa, che è solo lì in Kenya, ha un collo molto lungo, proprio tipo giraffa, perché è obbligata a mirare in alto per raggiungere il cibo. La cosa che rende più esclusiva questa destinazione è il fatto proprio di avere pochi lodge e pochi campi tendati, che vengono posizionati normalmente vicino ai corsi d'acqua, di modo che l'avvistamento degli animali sia più facile, più fattibile. Sono campi e lodge di altissimo livello, probabilmente non avranno magari grande muratura intorno alla camera, ma il servizio, la qualità dell'attenzione che danno all'ospite è veramente altissima. Ed essendo pochi, perché parliamo di lodge che possono avere 5-6 camere o 5-6 tende i campi, quindi accolgono massimo una quindicina, una ventina di ospiti per volta. La porzione di territorio che questi ospiti hanno a disposizione per fare il game drive è molto più libera, molto più grande di quella che possono avere nei parchi principali, e quindi riescono ad avvicinarsi agli animali in modo molto più forte, più consistente. Il servizio, come dicevamo, è estremamente alto. Si fa normalmente 2 o 3 game drive al giorno, mattino, poi si pranza o alloggio oppure nel bush con un lunch organizzato sul posto, il pomeriggio, e si può fare anche safari notturno. Questo è il tipo di panorama che si vede all'interno di questi parchi, ed è sicuramente un modo per affrontare l'Africa in modo molto più personalizzato. Si fa solo game drive con le jeep 4x4, quindi si garantisce a tutti gli ospiti la visuale sull'esterno, sul finestrino, e quindi proprio sull'animale. E siccome questi ranger riescono a riconoscere l'animale dall'odore che ha la terra, riescono veramente a portare l'ospite ovunque off-road, fuori strada, per andare a trovare l'animale che magari nel game drive non hanno ancora visto. Sì. Una cosa, sì. Una curiosità, dei big five si vedono tutti lì? Si vedono tutti, cioè, si vedono. C'è la potenzialità, per c'è la potenzialità di vedere tutti, si vede meno il leone. Okay. I felini, l'italiano associa felino a leone, quindi i felini si vedono, si vede il ghepardo, si vede il leopardo, si vede meno il leone, che è una caratteristica primariamente del Mara, dello Tsavo e della Mbuzi. Meru, che è uno dei parchi più belli eppure uno dei parchi meno noti. Questa fotografia è una fotografia di Essa Scopi, che è uno dei campi più famosi del Kenya, perché è dedicata a Nata Libera, alla storia di Essa, appunto, da cui il libro e il film. È dedicato a lei perché lei è nata, vissuta e è morta qui. Appunto, 3 ore di macchina più o meno da Nairobi, è piccolo, è poco frequentato e ha tutte quelle peculiarità che dicevamo anche delle riserve del nord. Pochi ospiti, poche camere, possibilità di approcciare il territorio in modo diretto con un'esperienza molto molto forte. Oltre a questo, è anche il parco dove si trova il fiume Tana, che è uno dei fiumi più importanti del Kenya, direi più importante. E si può vivere anche il parco in modo attivo, per cui per esempio si può fare rafting, si può fare attività sportiva. Come dicevamo già di Esgate, non si va in Kenya per fare rafting, ma all'interno di un pacchetto completo, mezza giornata di escursione e di prova, di esperienza sportiva, può essere un lato imprevedibile da provare.